Che valore ha l'inaugurazione di questa strada intitolata al grande Enrico Berlinguer qui ad Agrigento? Assume un enorme valore simbolico ma anche di sostanza politica, perché lancia un messaggio alle nuove generazioni in un tempo nel quale le istituzioni democratiche del nostro paese sono preda e ostaggio di esempi di mala politica, esempi anche di scempio etico e morale, se mi è consentito ricordare una personalità come Enrico Berlinguer assume un valore enorme. Enrico Berlinguer non è stato solo un grande dirigente politico, ma è stato anche fonte di ispirazione per generazioni di ex giovani come me che sono cresciuti con il suo esempio e che hanno cercato di portare avanti il suo messaggio. E io credo che la città di Agrigento oggi abbia fatto onore, abbia reso onore alla parte migliore della storia politica di questo paese, e io sento di ringraziare la ex giunta Firetto, l'allora assessore Gerlando Riolo per avere dato corso a questa scelta politica e amministrativa che oggi prende corpo, e speriamo che sia un buon viatico per il rilancio del circolo della città di Agrigento che oggi celebra il suo congresso cittadino. Questa intitolazione ha una storia lunga 10 anni, perché noi avevamo proposto, ma quando dico noi mi riferisco ad un'associazione di cittadini che si chiama Articolo 49. Questa associazione 10 anni fa fece una raccolta di firme per intitolare delle strade, delle piazze, dei luoghi del comune a 4 figure importanti. Una era Enrico Berlinguer, un'altra Peppino Impastato, un'altra Maria Grazia Cutuli, giornalista, e un'altra, mi sfugge in questo momento. Questa richiesta, diciamo, popolare non andò a buon fine, perché non so per quale motivo si è arenata al comune. Dopodiché, quando io sono diventato consigliere ed assessore, ho ripreso questa petizione e l'ho riproposta come delibera di giunta. La giunta ovviamente l'ha approvata, e da allora poi c'è stato un lungo iter burocratico amministrativo che ha portato all'autorizzazione da parte della Questura solo alla fine del 2022, e adesso finalmente si fa l'inaugurazione della piazza Enrico Berlinguer. Mi pare una bella iniziativa, nel senso che la piazza che abbiamo individuato è una piazza in un quartiere popolare, in un quartiere molto frequentato, e che dà lustro finalmente a una figura storica, diciamo, della politica italiana, a un grande della politica italiana, indipendentemente dal posizionamento politico. Oggi siamo qui, stiamo dedicando proprio questa piazza a Enrico Berlinguer, una grande figura storica, uno statista, un grande politico, un uomo che ha saputo governare assieme ad altri, tanti altri politici, e ha avuto la grande capacità di saper mediare e di saper coagulare le forze politiche quando queste erano avverse. Vi ricordo che uno dei più grandi amici era Giorgio Almirante, quindi sinistra e destra uniti. Io spero che questo sia di buon auspicio, spero che questo possa dare l'input ai politici attuali, se politici li possiamo chiamare, di poter lavorare insieme proprio per il bene della nostra città, per il bene della nostra società. Ha dato un grandissimo contributo alla storia del paese intero, ma soprattutto alla storia della sinistra. Un uomo che meritava questa intitolazione in una città come Agrigento è un'iniziativa fortemente voluta dalle dirigenti e dirigenti del circolo di Agrigento Città, che tra l'altro oggi si riorganizza. Faremo nella stessa mattinata, subito dopo questa cerimonia di intitolazione a Enrico Berlinguer, il congresso cittadino del circolo di Agrigento. Quindi due momenti che si intersecano e che segnano un passaggio importante per la storia della sinistra del paese, la storia della sinistra agrigentina, e anche per il percorso, il processo di riorganizzazione del partito ad Agrigento Città, in tutta la provincia e in Sicilia.